Abbiamo da mesi questa struttura, parliamo ormai da maggio-giugno, completa, ma che non possiamo utilizzare. La missione accoglie attualmente circa 600 persone. C'è stato un interesse da parte di alcuni funzionari della regione molto sensibili, che hanno coinvolto la regione Sicilia nel fare un progetto qui alle mie spalle, dove c'è un impianto solare e anche un impianto fotovoltaico per risparmiare sulle bollette annuali qualcosa come 35.000 euro. Perché non parto? Perché si sono dimenticati di realizzare la centralina. Cioè, in che senso si sono dimenticati? Non l'hanno messo nel progetto. Qui abbiamo le celle frigorifere. Queste celle fanno da rifornimento per questa missione, ma anche per le altre. E poi lo facciamo anche dando la spesa a queste 70 famiglie ogni settimana, più aiutiamo un'altra realtà che le dà una volta al mese e diamo anche lì per altre 70 persone. Qua il consumo energetico è notevole perché ogni missione ha una cucina e quindi abbiamo anche un consumo importante di gas e di energia elettrica nelle cucine. Diciamo che in questo momento c'è una difficoltà a reperire tutto. Noi abbiamo il banco alimentare che fa sempre un grande lavoro, ma anche il banco alimentare sta portando di meno. Noi queste spese delle bollette le affrontiamo cercando di pagarle il più possibile, perché non ce la facciamo sempre, perché noi paghiamo anche tante volte le bollette di tante famiglie, quindi non siamo proprio a regime. Quindi noi abbiamo tutto l'impianto qua dietro da mesi, senza poter avere un risparmio sulle bollette.